integrare la seguente equazione differenziale x uguale linea di frazione, al numeratore abbiamo un 2y, y' tutto fratto al denominatore y' al quadrato meno 1. È un'equazione differenziale, anche questa di forma non normale, stiamo vedendo tante, del tipo in particolare x uguale fi di y', qua dovete notare. Come si risolvono queste? Beh, si risolvono derivando entrambi i membri rispetto ad y, e scrivendo che dx su dy è pari a la derivata parziale della φ fatta rispetto ad y, ovviamente di y', più la derivata parziale fatta rispetto a y', perché parliamo di un prodotto, quindi più derivata parziale rispetto a y' di φ di y', per, attenzione, y secondo. Si risolvono ponendo y' pari a p di y, e ricordando che y' è pari a, si risolvono ponendo, chiedo scusa, sì, ho detto bene, y' uguale p di y, e quindi di conseguenza y secondo è pari a p' di y. Ricordiamo che x' di y, dx su dy, che si può scrivere come 1 su dy su dx, è 1 su p. Quindi otteniamo in definitiva che 1 fratto p, abbiamo già visto altre volte, è pari a, dunque andiamo a derivare, è pari a la derivata, no? Avremo che, facciamo dei passaggi così, qualcuno magari potrebbe non capire giustamente, dice ma che fai, salti i passaggi, allora siamo fritti, dx su dy sarà pari a, in questo caso dobbiamo derivare, la derivata rispetto ad y, vediamo di chi, verrebbe un 2y per p diviso p al quadrato meno 1, andiamo a fare quel prodotto. Quindi abbiamo che 1 su p dy su dy è uguale a, occhio al prodotto, allora cominciamo, derivata di 2y è un 2, quindi abbiamo un 2p fratto p quadro meno 1, più la regola della derivazione del prodotto 2y non derivato per la derivata di p fatto p quadro meno 1, che è un quoziente, quindi sarà un p quadro meno 1 al quadrato p primo per p quadro meno 1 non derivato meno p non derivato per la derivata di p quadro meno 1, che è un 2p meno 0, 2p per p primo. Va bene? Dunque, facciamo i conti. 1 fratto p è uguale a 2p fratto p quadro o più 1 più 2y che moltiplica, direi di raccogliere il fattore comune, un p primo. Sotto abbiamo un quadrato di p quadro meno 1 e sopra rimane un p quadro meno 1 meno 2p al quadrato. Occhio, qui non sbagliate, altrimenti siamo fritti. 1 fatto p è uguale a 2p fratto p quadro più 1, fatto p quadro più 1, più 2yp primo, che moltiplica un, qui, visto che qui viene un meno 1 meno p quadro, qui direi di scrivere meno, da cogliere un meno, quindi qua abbiamo un meno 2yp primo, non è più meno p quadro meno 1, ma è un p quadro più 1 fratto p quadro meno 1 al quadrato. No? Dunque ho commesso però ovviamente un errore qua, ve ne siete accorti, non posso scrivere, ho scritto p quadro più 1 ma p quadro meno 1, eh? Intanto commetto questi errori veramente, non so, li definirei grossolani, posso scrivere p quadro più 1 anziché, stiamo parlando di p quadro meno 1, no? Vi chiedo bene, chiedo scusa per questi errori che faccio purtroppo parlando, mi sfuggono, bene, per fortuna me ne sono accorto. Dunque direi di scrivere così, 2yp primo per p quadro più 1 fratto p quadro meno 1 al quadrato,
Dunque, ovviamente l'errore che ho fatto, trovando se mi ha comprato delle cose, no, perché poi qua clamorosamente ho scritto più 4-1, quindi l'errore per fortuna l'ho fatto solamente lì, guardavo se l'avevo fatto anche dopo, invece no, tutto corretto, sì. 2y π' che moltiplica π4 più 1 fatto π4 più 1 quadrato, che ho portato a da quella parte, è uguale a, quindi questo l'ho portato a sinistra, mentre invece 1 su π l'ho portato, quindi 2π fratto π quadro meno 1 su π. Allora, abbiamo che sono calcoli, 2y π', molto scorbutico questo tipo di equazione differenziale, come avete visto altre volte, 2y π' che moltiplica un π al quadrato più 1 fratto il quadrato di π quadro meno 1, questo non è uguale, ma è per, è uguale a minimo comune multiplo, che attenzione è un π. Oggi sono in vena di pasticci, mi perdonerete, che moltiplica π per π quadro più 1 è un 2π al quadrato, qui abbiamo, attenzione, meno π quadro più 1. 2π quadro meno π quadro, quindi abbiamo un π quadro più 1 fratto π che moltiplica π quadro meno 1. Questo qua direttamente lo scriviamo π quadro più 1. Bene. Direi di moltiplicare per π quadro meno 1 al quadrato fratto π quadro più 1 da una parte e dall'altra, supponendo, attenzione, io all'inizio non l'ho detto, ma adesso lo dico adesso. Dobbiamo porre y' quadro meno 1 diverso da 0, quindi y' diverso da più o meno 1, quindi in pratica y diverso da più o meno x, attenzione. E conseguentemente, se y' è diverso da più o meno 1, ponendo quel denominatore diverso da 0, p ovviamente è diverso da più o meno 1, quindi p quadro meno 1 è assolutamente diverso da 0. P quadro più 1, tra l'altro, peraltro, non sa nulla mai, è sempre diverso da 0. Quindi moltiplicando, ripeto, per p quadro meno 1 al quadrato fratto p quadro più 1, ottengo che 1, 2y p' è uguale a 4 meno 1 al quadrato fratto π quadro meno 1 è un π quadro meno 1 diviso π, e ulteriormente dividendo per 2y da una parte all'altra ottengo quello che volevo, ovvero la solita equazione differenziale a variabili separabili, occhio che π è la variabile dipendente e la y non essere la variabile indipendente, visto che parliamo di un π di y, π', quindi pertanto è pari a π quadro meno 1 diviso π per 1 su 2y, dove ho diviso entrambi i membri per 1 su 2y. Possiamo, non so, possiamo per esempio il 2 metterlo qui, non so, per esempio, diciamo, il 2 lo regaliamo alla f di, alla GDP, la f di y la lasciamo 1 su y. Conseguentemente π è diverso da più o meno 1, π è anche diverso da 0, quindi abbiamo che, separando le variabili, si ottiene che, ecco perché il 2 conveniva metterlo lì, l'integrale di 2π fratto π quadro meno 1 di π è pari a c segnato più l'integrale, ovviamente, di 1 fatto y in dy, da cui il logaritmo sarebbe del modulo di π al quadrato meno 1 è pari a il logaritmo di c più il logaritmo del modulo di y, avendo posto c segnato come al solito pari a log di c con c segnato e c costanti. Da cui, supponendo gli argomenti positivi, otteniamo che π quadro meno 1, questo lo possiamo scrivere come log di c modulo di y, vediamo che p quadro meno 1 è uguale a cy, e cioè in definitiva p quadro è uguale a cy più 1, c costante reale. Mettendo a sistema questa con la nostra x uguale
2yp fratto p quadro meno 1, con p diverso da più o meno 1, sostituendo lì p quadro, otteniamo che, vediamo cosa otteniamo, x è uguale a 2yp diviso 1 più cy meno 1, ovvero uguale, 1 meno se ne vanno, y diverso da 0, lo semplifichiamo, 2p fratto c, con c costante reale, e conseguentemente da qui ci ricaviamo p, se x è uguale a 2p su c, vuol dire che 2p è pari a cx, p è pari a cx mezzi, ma se p è pari a cx mezzi, andandolo a sostituire qui, otteniamo che x è uguale a 2y per cx mezzi fratto c quadro x quadro quarti, cx mezzo al quadrato in pratica, c quadro x quadro diviso 4 meno 1, ovvero ancora uguale a, qui 2 2 se ne vanno, c xy diviso, qua abbiamo un 4 di minimo 1, abbiamo un c quadro x quadro meno 4, cioè in definitiva otteniamo che x uguale, guardavo se ovviamente è x uguale a un 4 c xy diviso questa differenza c quadro x quadro meno 4, andando a moltiplicare otteniamo l'espressione in forma implicita che è questa, ovvero c quadro x cubo si ottiene, no? Perché sarebbe un otteniamo un c quadro x quadro per x e un c quadro x cubo, moltiplicando ovviamente per c quadro x quadro meno 4 da una parte all'altra, meno 4x meno 4c xy, tutto quanto ovviamente uguale a 0. E in definitiva, dividendo per x, tutto quanto otteniamo che c quadro x quadro meno 4 cy meno 4 uguale a 0, è l'espressione implicita. Per la ricerca degli eventuali integrali singolari di seconda specie che si ottengono ponendo y primo quadro meno 1 uguale a 0, non ci sono, perché appunto la funzione non è continua, y quadro meno 1 deve essere y primo quadro meno 1 deve essere diverso da 0, quindi niente integrali singolari di frontiera di seconda specie. Per calcolare l'integrale singolare di una specie conviene andare a derivare parzialmente, andare a scrivere x uguale 2y y primo fratto y primo quadro meno 1 e derivare parzialmente rispetto a y primo quell'equazione, derivata rispetto a y primo di x è 0, andiamo a derivare quel quoziente, quindi scriviamo un y primo quadro meno 1 al quadrato, ovviamente derivata di 2y y primo rispetto a y primo è un 2y, 2y moltiplica y primo quadro meno 1 non derivato, meno della regola, 2y, y primo non derivato, che moltiplica la derivata rispetto a y primo di y primo quadro meno 1, che è un 2 volte y primo, no? Quindi raccogliendo il fattore comune un 2y, otteniamo che 2y moltiplica, allora abbiamo un y primo quadro meno 1 sotto al quadrato, qui otteniamo un y primo quadro meno 1, ho raccolto un 2y a fattore comune, meno 2y primo quadro, l'avevamo già fatto in p questo qua, e cioè naturalmente tutto questo deve essere uguale a 0, perché la derivata di x rispetto a y primo è 0, no? Occhio ai pasticci. E quindi otteniamo in definitiva che 2y che moltiplica meno, in evidenza, vogliamo un meno, perché sarebbe un meno y primo quadro meno 1, quindi otteniamo un meno 2y che moltiplica un y primo quadro più 1 fratto y primo quadro meno 1 al quadrato.
tutto quanto uguale 0. Notiamo che non ci possono essere integrali singolari di prima specie, perché ovviamente y', questa, ovviamente li troveremo annullando l'equazione y' quadro più 1 uguale 0, che non si annulla mai, y' quadro più 1 uguale 0, non ammette soluzione reale. E quindi non solo non ci sono integrali singolari di frontiera di seconda specie, ma non ci sono nemmeno integrali singolari di prima specie, quindi questa rimane la soluzione in forma implicita della nostra difficilotta equazione differenziale del primo ordine di forma normale.